Ciao Matteo, insomma, è andata sicuramente male in relazione magari a quello che era lecito attendersi. Due buoni set comunque, il secondo e il terzo, cosa vi è mancato? L'aggressività in alcuni momenti, sicuramente ci è mancata credo un po' di aggressività in alcuni momenti e anche forse qualche rischio in più, perché comunque quando giochi con squadre di questa caratura e finisci set così, con pochi punti di distacco, non è che siamo andati a palla di 10 palloni, sono cose. Questione di sfumature, insomma. Sì, importanti, le sfumature cambiano i colori, quindi sì. C'è per te Stefano Donati per una domanda. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. La prima cosa che ti voglio chiedere è un po' su di te, più Fabio ti ha fatto una domanda sulla partita, ma credo che hai risposto, secondo me, come dire, condivido la risposta, nel senso sono stati dei momenti, un pallone un po' dentro, un po' fuori, ti cambiano le sorti della partita. Tu come stai? Come stai fisicamente? E come ti vedi da qui a luglio? Ci interessa da italiani. Io sono in ripresa, credo che mi dimentico, spesso mi arrabbio un po', ho passato dei periodi dove non ero molto gentile con me, ero molto severo e non ho giocato a pallavolo per un anno, che non è poco, e ho fatto degli infortuni importanti, uno in fila quella alto, quindi credo di stare ritrovando ogni volta di più un po' lo stare bene in campo, mi sento bene, ho lavorato tanto con Milano, con tutto lo staff, con questi ragazzi qua, quindi punto a crescere, sì, per il mese che hai detto te, quindi ho un magnifico campionato avanti che spero che noi, tutta la pallavolo potrà continuare a giocare perché credo che serva a tutti in questo momento qua, quindi grazie. Grazie a te, grazie. Ti faccio un'ultima domanda prima di congedarti, bisogna volgere lo sguardo al futuro, a quello che succederà il prossimo weekend, ospitate Perugia, un'altra bella prova del 9, anche per misurare poi effettivamente quale sia il distacco, quale sia il gap eventualmente da recuperare tra Milano e le primissime della classe. Sì, io credo che siamo partiti dove si può imparare qualcosa giocandole, vincendo anche, non è impari solo. No, però nel senso sono partite dove devi dare tutto, sai che le sfumature sono importanti, quindi sai che c'è bisogno quel giorno lì di poter essere il più a cerchio possibile, nel senso se va male una cosa non importa, devi cercare di concentrarti su altro per essere completo e intanto è dall'altra parte alcuni dei giocatori più forti sia del campionato che del mondo, quindi è un confronto che può essere veramente molto stimolante su tutti i punti di vista, quindi credo che ospitare Perugia, che è un'altra delle grandi big di questo campionato, sia un'altra opportunità che abbiamo.